La settimana in commissione. Consiglio delle autonomie locali. 7 giorni in consiglio. In settimana la Commissione Bilancio ha licenziato il documento di programmazione economico-finanziaria e ha proseguito l'esame del disegno di legge sulla semplificazione amministrativa. L'assessore ha relazionato in Commissione Cultura sul Museo Nazionale del Cinema e su Film Commission, mentre in Sanità è proseguito il dibattito sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Si è discusso di consumo del suolo nella riunione congiunta di Urbanistica e Ambiente, di Agriturismo in Commissione Agricoltura. In primo piano. La Commissione Bilancio ha concluso l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria della Regione Piemonte. Il provvedimento delinea un'analisi dello scenario economico e delle prospettive di medio periodo, definisce il quadro delle risorse disponibili, analizza le tematiche connesse alla nuova programmazione dei fondi strutturali europei e recepisce le indicazioni del piano di riequilibrio finanziario. Il CAL, Consiglio delle Autonomie Locali, il 29 gennaio, ha esaminato il piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori e il disegno di legge che prevede misure straordinarie ai comuni per l'emergenza abitativa. I rappresentanti degli enti locali piemontesi hanno poi affrontato le problematiche legate alle risorse assegnate alle province per l'esercizio delle funzioni. In breve. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, le relazioni riguardanti l'attività svolta dagli organi giurisdizionali civili e penali sono state inserite sul sito della Corte d'Appello di Torino. Fra questi anche il Corecom Piemonte, grazie all'attività di conciliazione nelle vertenze tra cittadini, aziende e società di telefonia, tra gli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la riduzione del contenzioso nelle aule di tribunale. Sembrava quasi di essere dentro i cancelli di Auschwitz il 27 gennaio. Soldati in divisa nazista, treni, ordini in tedesco, binari morti, musica sommessa, racconti di morte. Quella allestita nella vecchia stazione della Cirielanz di Borgodora è stata per fortuna soltanto la rappresentazione scenica La memoria rende liberi. Il Comitato Resistenza e Costituzione ha ricordato così, attraverso la performance dell'Associazione Liberi Pensatori Paul Valéry, il giorno della memoria, nel 70° anniversario della liberazione.